amici, ritrovati in studio rigorosamente in diretta web mondiale su Style Channel. Signori, vado immediatamente a salutare questa volta Giulio alle telecamere, che si palleggia con Carlo alla regia, e poi come sempre Alessandra Burattin, che è la mia omonima, che svetta ormai sovrana nel mondo di Facebook. Quindi via alle telefonate al numero che vedete in sovraimpressione, 800 82 122, e soprattutto via alla chat online, quindi eventuali richieste, ma soprattutto domande rivolte ai nostri artisti. A proposito dei nostri artisti, signori, subito, immediatamente vi presento alla mia sinistra Susanna Viale. Sorrido perché, a parte ad essere simpaticissima, ma all'interno del nostro sito ha suscitato molta curiosità per via di questo ciclo dei tarocchi. È un po' una grande novità. Innanzitutto, Susanna, grazie infinite di essere la nostra ospite. Ricordiamo ai gentili telespettatori che siamo in diretta web mondiale, ma che questa puntata poi andrà in replica anche sui nostri canali televisivi, che sono canale 78, Sky 918. Allora, Susanna, subito entriamo nel vivo della tua arte. Tu hai una lunga esperienza artistica, sei una che ama viaggiare, eccetera, eccetera. Come è nato nel tuo lungo percorso artistico, appunto, dove hai studiato un'infinità di tecniche, di filosofie anche, come sei approdata al ciclo dei tarocchi? Mi hanno detto: Ale, falli immediatamente, falle questa domanda. Come è andata, Susanna? È andata, diciamo, casualmente. Come tutte le cose. Vita, poi. Casualmente, che poi la casualità non esiste. Io ho fatto, tra le tante cose che ho studiato, ho fatto un corso di naturopatia di 3 anni a Rizza Psicosomatica di Milano, un istituto di Milano, e il mio professore di anatomia e fisiologia, Maurizio Cusani, apprezzando molto il mio lavoro artistico, mi ha proposto di illustrare i tarocchi, perché lui ha scritto un libro sui tarocchi psicologici. Ah. Sui tarocchi, che sarebbe questo libro qua, sui tarocchi dal punto di vista psicologico, storico, esoterico, alchemico, non tanto di divinazione come si usa sempre usare i tarocchi, ma da un punto di vista più spirituale, esoterico. Ecco, Susanna, intanto facciamo vedere il libro per tutti coloro che si fossero messi in ascolto adesso. Stiamo parlando di arte, signori, quindi insomma, Susanna Viale ci sta raccontando il suo percorso artistico, quindi perché? Andiamo, ecco, proprio perché? Allora, devo capire perché. E allora lui mi ha proposto questa cosa. All'inizio ho detto: ma interessante, perché bisogna cogliere sempre ogni occasione, anche se uno non è abbastanza preparato, ci si prepara, cioè si studia, sono sempre, diciamo, possibilità di aprire nuove strade. E io ho detto: va bene, lo faccio, però fare il percorso dei 78 tarocchi arcani maggiori e minori in dimensioni normali non mi sembrava originale. Allora, dato che a me piace molto lavorare sul grande, su dimensioni grandi, allora ho illustrato tutti i 78 tarocchi in quadri di 1,5 metri per 1 metro, mantenendomi sulla tradizione e sugli arcani maggiori. È stato uno studio, mi certo. sono documentata, ho letto. Cioè, è una lunga ricerca. Sì, 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 perché non è una cosa molto complessa, certo. No? Il simbolismo che c'è, che poi sono dei simboli che si rifanno a Jung, a tutto il discorso degli archetipi, quindi antichissimo, dagli antichi egizi. Allora mi sono documentata e mi sono mantenuta sulla tradizione degli arcani maggiori. Gli arcani minori mi sono sbizzarrita, cioè lì allora li ho illustrati secondo diciamo il simbolismo che è mio, personale, e allora ho fatto ogni carta un significato e un'immagine diversa, ognuna dalle altre. Allora, però richiamo immediatamente l'attenzione di Giulio alle telecamere, perché passiamo un attimo dalla pittura di tarocchi, ma anche alla scultura. Possiamo inquadrare questa scultura alla mia destra? Ecco, qui rimaniamo sempre sulle stesse tematiche. Andiamo a raccontarlo un attimo. Innanzitutto il materiale usato, eccetera, eccetera. Allora, queste sculture che ho provato non sono tutte legate ai tarocchi, perché le sto facendo adesso. Alcune sono ancora in fonderia, non sono riuscita a portarle. Allora, il materiale è bronzo. Ecco. È bronzo.
con la patina. Io ho voluto fare, cioè, a me affascina il discorso della materia grezza da cui nasce un'immagine, nasce un discorso, perché noi siamo grezzi e dobbiamo in qualche modo evolverci. Certo. È lo stesso la materia grezza, e quindi con una patina diversa, più verde, no? Più verde, come per dire la natura. Però dalla natura dovevamo andare verso lo spirito, cioè verso un'elevazione culturale, spirituale. E quindi il senso di queste mie sculture è un po' questo, questa differenza fra la parte grezza e l'altra. Quella che avete inquadrato prima era gli amanti dei tarocchi. Ma scusami Susanna, io dietro alle mie spalle vedo un'opera di dimensioni non indifferenti, io la vorrei vedere, ma andiamo a commentare, ma andiamo a commentarla, a proposito di tarocchi, di simbologia, eccetera, eccetera. E innanzitutto le dimensioni, Susanna. Sì, beh, le dimensioni sono, adesso non me le ricordo più precisamente, però sono grandi. Oh, che croce, andiamo, ti garantisco che è una bella... Sarà due metri. Ecco, per... no, tanto per dare, poi se non è due preciso. Due metri e mezzo, non... Ecco, quindi una, di bell'impatto, lo vedete, che cosa racconta? Allora, questo non c'entra con i tarocchi, ma comunque è nello stesso percorso. Certo. No? Il percorso, cioè, rappresenta un'umanità che sono le persone sotto, che penso, siamo tutti noi, un'umanità che stenta un po' a vivere, a trovare se stessa, quasi come fossimo vissuti a volte. E quindi questa umanità che è quasi come fossero dei burattini, degli automi, no? Che va avanti per questa strada anche difficile, perché ognuno di noi c'ha la propria strada e spesso è difficile, con questo angelo che in qualche modo ci guida, ci osserva, è quasi un po', diciamo quasi impietosito, no? Da certe situazioni, perché a volte non sempre riusciamo a risolvere i problemi, a trovare la giusta strada. E quindi un po' c'è questo contrasto fra questa cosa. Quindi molto... Sì. A proposito, guarda, mi fermo un attimo a proposito di contrasti, a proposito ovviamente raccontati anche con l'utilizzo dei colori, ti faccio una domanda da Mario da Roma, che vado a ringraziare per essere con noi qui in diretta, lo ricordo, Web Mondiale. Ti chiede a cosa associa il colore viola così presente in questi ultimi lavori. Troviamo spesso il viola. Ah. Che significato ha per Susanna Viale? Io intanto non uso mai il nero. Ecco, precisiamo. Perché il nero proprio non mi piace, un po' come gli impressionisti, gli espressionisti. Gli espressionisti lo usavano un po', ma gli impressionisti non lo usavano mai. E io proprio non lo sento il nero. Per cui a volte il viola scuro, il verde scuro sostituisce il nero. Il viola comunque per me è un po' legato al settimo chakra, al sesto settimo chakra, quindi è un colore spirituale, legato alla spiritualità. Un po' anche al mistero, Susanna, o sbaglio? Sì, anche al mistero, a tutta questa simbologia qua. Guarda bella l'opera che sanno, che vedono ovviamente da casa, questo vortice, il risucchio, che cos'è? Allora, quest'opera è legata sempre a un discorso spirituale, ecco. Che all'esterno c'è questa, l'umanità che è un po', alcuni, ci sono delle persone che si nascondono, alcuni non riescono a trovare la strada, sempre questo discorso, un po' il discorso è simile. E invece alcune persone vanno verso questa luce, questi sette colori sono i sette colori dei chakra, dell'arcobaleno, della luce stessa, e vanno verso questo G che ho messo, la gnosi, quindi sia la conoscenza, sia il prana, il chi, cioè il nirvana, no? Dipende dalle varie filosofie, e vanno e sono praticamente risucchiati da questa luce e vanno verso quello che cui tutti vorremmo viene aspirare. Viene proprio di, esatto. Allora, mentre chiedo a Giulio di fare una carrellata sulle sculture, perché è giusto conoscere Susanna Viale come pittrice, ma anche come scultrice, io ti chiedo di rispondere velocemente a Giovanni da Reggio Emilia, che vado a ringraziare per essere con noi, ti fa i complimenti per l'originalità del tutto, e ti chiede: nel ciclo dei tarocchi troviamo, una domanda, l'influenza dei suoi numerosi viaggi? Cioè, quanto hanno influito i tuoi viaggi? Sì, sicuramente io amo viaggiare, amo i popoli, io ho studiato anche antropologia culturale, mi appassionava molto all'università, e i viaggi mi hanno affascinato, infatti ho fatto dei tarocchi
del mondo, perché alcuni tarocchi, senza neanche rendermene conto, ho dato una fisionomia, che ne so, dell'indiano, dell'africano, di vari personaggi. Cioè, sono un po' multietnici i miei tarocchi. Ecco, ecco. Allora, Giulio, io vorrei vedere la seconda scultura, a partire dalla mia destra, per favore, l'andiamo a raccontare. Abbiamo tempo di raccontarla velocemente, un attimo? Ecco, quella che tu prima a telecamere spinte era preoccupata, hai detto va vista bene. Allora, andiamo alla prova. Eccola qui. E questo non c'entra con i tarocchi. Ecco, è okay. Una cosa, perché diciamo che a volte mi vengono le immagini, a volte non capisco perché ho questa immagine, faccio il quadro, faccio la scultura e poi mi viene un po' in mente. Questa è un po' la dualità, perché noi siamo tutti un po' duali. E siamo anche un po' vissuti, come se ci fossero varie personalità dentro di noi. E qui questo rappresenta proprio la dualità, quindi questa figura centrale con due facce. E in più queste altre due persone, perché cioè il mondo è tutto duale. E quindi la cosa importante sarebbe arrivare all'unità. Io ho voluto esprimere un po' questo. Ecco, questo. E andiamo a vedere invece l'ultima, scusami Giulia, abbiamo intanto mentre le nostre telecamere si posizionano sull'opera, ti chiedo se hai delle mostre in programma, Susanna, in un imminente futuro. Sì, io adesso sto lavorando molto in Sud America facendo murales, ecco. Sono tornata proprio da poco e ho fatto un murales in un museo a Tlaxcala in Messico e poi ho lavorato a Pachuca a Hidalgo. Ho fatto un grosso murales per il Centro di Giustizia per le Donne. Ecco, questo è molto importante. Sì. Andiamo proprio a un lato che hai fatto bene a sottolineare, andiamo a vedere quest'ultima opera, a raccontarla velocemente. Che cosa rappresenta? Questo l'ho rappresentato, c'è anche quella là che volevo raccontare, la papessa. Ecco, vediamo, facciamo uno zoom su tutte e due velocemente, okay. Perché il tempo è tiranno, tra la papessa e l'ultima opera che ci aveva molto incuriosito. Allora, la papessa ci tengo perché è la mia preferita. La papessa fa parte dei tarocchi, degli arcani okay. maggiori, dei tarocchi. E sarebbe colei che ha gli insegnamenti segreti, cioè gli insegnamenti dello spirito, gli insegnamenti dell'anima. Per cui gli ho messo una maschera perché a volte queste cose sono nascoste. Certo. E poi c'ha le due chiavi dietro, la chiave dello spirito e dell'anima, che queste due persone dietro gli danno. È il libro dei... libro davanti, con la mano davanti, che si vede e non si vede. Ecco, quindi anche questo è un tema un po' ambiguo, sì, no? Sì, del svelo e non svelo. Svelo e non svelo, e la scultura che invece ha colpito i nostri... Ah, ok. Qui il nostro staff. Questa scultura qua è come un sole, cioè è quasi una materializzazione di un'entità, no? Legata un pochino al sole, che praticamente... che sempre c'è un discorso di dualità, perché dentro a tutte le cose c'è la dualità, quindi ho fatto una specie di maschera in cui c'è la dualità, no? Una parte più formata, dall'altra parte meno, cioè come yin e yang. Ok, allora Susanna, io ti voglio di nuovo qui in studio, ovviamente con il tuo permesso, nei mesi a venire, dacci un mese in diretta, quando è che sei più libera per venirci nuovamente a trovare da febbraio in poi? Da febbraio in poi e dopo maggio, perché prima sono in Brasile, okay. Poi sono perfetto. In Bolivia. Gira molto, è difficilissimo accalappiarla, come si suol dire. Allora ti prenotiamo per giugno, quindi benissimo. Sarai contattata dal nostro... Va bene. Noi abbiamo un perfetto. Servizio artisti estremamente efficiente, quindi così ci racconterai anche come sono andate le tue mostre. Benissimo. Allora, Susanna, io ti ringrazio per questo assaggio in diretta che ci hai dato della tua pittura e scultura. Come sempre la potete trovare all'interno del nostro sito, lo andiamo a ricordare, www.arteaccessibile.it, basta digitare una casellina, cerca Susanna Viale ed ecco che apparirà tutta la sua biografia, clip, opere e quant'altro. Allora Susanna, grazie infinite, gentilissimi, a voi pochi minuti di pausa e poi torniamo qui su Style Channel, vi ricordo le repliche su canale 78, Sky 918, non ci fermiamo mai. Da Alessandro è tutto.